Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Trovate tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi avete chiesto in tanti e credo sia tutto sommato calzante con la settimana di San Valentino. Oggi vi parlo del caso di Angela, detta Angie, Samota. Una ragazza di 20 anni, dolce e intelligente. È molto spontanea e aperta con tutti, ma soprattutto è davvero molto, molto gentile. Nasce nel settembre del 1964 ad Alameda, in California. Da Frank e Betty Ruth Samota. Inoltre, Angela è la più giovane di 5 figli. Purtroppo, suo padre viene a mancare quando Angela è molto piccola e questo evento la segna irrimediabilmente. Dunque, in un certo senso, la sua infanzia non è stata delle migliori. Ma fortunatamente, raggiunta l'adolescenza, riesce a riprendersi. Sua madre, inoltre, si risposa con un uomo che si prende cura di loro. Quindi, col tempo, piano piano, Angela riesce in un certo senso a superare questa tremenda perdita. Decide di iscriversi alla Southern Methodist University a Dallas per seguire il corso di informatica ed ingegneria elettrica. Nel primo semestre Angela incontra Sheila. Inizialmente stanno un po' a distanza perché Angela è fidanzata con un ragazzo un po' troppo attaccabrighe che, tra l'altro, è solito bere come una spugna. In un'occasione, in preda alla rabbia, per un vestito che stava indossando Angela e che secondo lui era inappropriato, aveva afferrato delle forbici per tagliuzzarlo tutto. Ma non è certo finita qui. Una volta era arrivato anche a minacciarla con un coltello. Insomma, questa storia raggiunge dei livelli davvero tossici e Angela se ne rende conto. Ecco perché pone fine alla relazione. A seguito di questa rottura, quindi, le due ragazze, Angela e Sheila, si avvicinano molto. Soprattutto perché entrambe sono cresciute senza padre. Iniziano anche a condividere la stessa stanza nel campus. E inoltre Angela diventa membro della confraternita Zeta. Questa è una confraternita femminile internazionale, fondata il 15 ottobre del 1898. Il suo ufficio ufficiale, perdonatemi il gioco di parole, si trova a Carmel, in Indiana. Però questa è una confraternita particolare, a quanto ho capito, perché non tutte le confraternite sono così. Le ragazze all'interno di questa confraternita, ossia all'interno della Zeta, hanno un rapporto di sorellanza. Questo vuol dire che non c'è nessun segreto che le divide. Tutti i membri devono essere estremamente limpidi tra di loro. Questo vuol dire che non c'è nessun segreto che le divide. Tutti i membri devono essere estremamente limpidi tra di loro. E spesso e volentieri le amicizie nate in questa confraternita proseguono anche dopo il college. E in effetti Angela è una di quelle ragazze ammirate da tutti. Il suo corso, peraltro, è frequentato per lo più da studenti maschi che non perdono occasione per metterle gli occhi addosso. Angela si sente in imbarazzo. Non le piace questa situazione. È vero, è ammirata, è amata, è anche una ragazza spontanea, ma si sente a disagio quando vede tutti questi occhi puntati su di lei. Il punto è che Angela evita di palesare il suo disturbo perché, come già vi ho detto, è estremamente gentile. Di conseguenza non vuole far star male gli altri. Anche perché Angela pensa che il più delle volte la maggior parte delle persone si sono limitate a guardarla e fino a quando non allungano le mani, Angela sopporta tutto. Quindi piuttosto che parlare, dire qualcosa, continua a tenersi il suo imbarazzo e resta in silenzio perché ha proprio paura di risultare sgradevole. La ragazza è molto incline al mondo accademico, ama molto studiare ed è solito farlo fino a tarda notte. Mentre Sheila, la sua amica, è dislessica, ha molte difficoltà e spera semplicemente di poter finire il college. Angela, dopo aver chiuso la storia con il suo ex, si fidanza con un altro ragazzo, di nome Ben McCullen. Per il secondo anno di studi all'università, i genitori di Angela decidono di comprarle un appartamento tutto suo appena fuori dal campus. E Angela, per aiutarli con le spese, decide di cercare un lavoro. Inizia dunque a lavorare part-time alla Texas Instruments. La ragazza esce davvero spesso dopo le lezioni
chiaramente se non deve andare a lavorare. E come già vi ho detto, ha molte amiche. Un pomeriggio vanno in un ristorante nei pressi del campus che si chiama Da Andrew. E anche in quel caso Angela riesce a fare amicizia con un ragazzo seduto al bancone. Si chiama Russell Bachnan, ha 23 anni e fa l'architetto. I due si scambiano i numeri di telefono, ma non si sentono, almeno per la prima settimana. Infatti, poco dopo, più precisamente il 12 ottobre del 1984, Angela torna in quel ristorante insieme ad un'amica di nome Anita Cadala. Devono andare insieme alla fiera dello stato del Texas che si tiene a Dallas. E dato che Angela incontra nuovamente Russell, a questo punto lo invita ad unirsi a loro. Angela prova anche a invitare ovviamente il suo fidanzato Ben, però Ben dice ad Angela che proprio quella sera non può uscire perché il giorno dopo si sarebbe dovuto svegliare davvero molto presto per andare a lavoro. Questo gruppo di amici quindi si organizza e partono tutti insieme. Prima vanno alla fiera, poi si spostano in un ristorante chiamato Nostromo, cenano e poi si spostano al piano di sopra dove c'è una discoteca chiamata Rio Room. Appena mettono piede al piano di sopra, Angela inizia a salutare più persone nel locale. Sembra che li conosca, e anche bene, insomma, passa da un tavolo all'altro. È vero, pare che Angela conosca tutti, ma se c'è qualcuno che non conosce, fa di tutto per farci amicizia. Angela è proprio fatta così. E poi Angela pensa sempre, più siamo, più ci si diverte, anche se io vado con due mie amiche in un locale, ma in quel locale ci sono almeno 20 persone che conosco, chissà che seratona che esce fuori, insomma. Più persone sostengono quindi di averla vista quella sera. Angela aveva sicuramente bevuto un po', ma non era ubriaca. Certo, secondo la legge americana, Angela non avrebbe assolutamente dovuto mettersi alla guida. Ma comunque, a quanto pare, non barcollava, non stava male, aveva giusto bevuto un cocktail. Questa cosa l'ho trovata più volte ripetute nelle fonti. Vi dirò di più, l'ho anche letta nelle carte processuali. Peccato che proprio nelle carte processuali c'è scritto che Angela aveva nel sangue 0,9 di tasso alcolemico. Anche qui in Italia Angela dunque non avrebbe potuto assolutamente mettersi alla guida, visto che il limite è 0,5. In ogni caso, inizialmente Angela passa e si ferma davanti al suo appartamento. Si ferma, scende dalla macchina e sale in casa per prendere il suo ferro a ricciacapelli da prestare alla sua amica Anita. Quest'ultima inizialmente aveva programmato di passare la notte a casa di Angela, ma successivamente, praticamente a inizio serata, aveva cambiato idea perché Angela si sarebbe svegliata troppo presto per assistere ad una partita di calcio la mattina successiva. Insomma, nelle intenzioni di Anita in quel momento c'è sicuramente quella di fare una bella dormita senza dover puntare la sveglia così presto, anche perché è molto stanca. Di conseguenza Angela che cosa fa? Si ferma un attimo a casa sua, recupera la riccia capelli da prestare ad Anita e risale in macchina per accompagnarla nel suo dormitorio. Anita arriva a destinazione a 00:45. La ragazza entra in camera, si spoglia e senza neanche struccarsi si butta a letto per dormire. Anche perché, possiamo dirlo tranquillamente, la ragazza voleva semplicemente fare festa, divertirsi. Inoltre aveva anche bevuto un po' più del solito durante quella serata. Infine Angela accompagna a casa Russell, che, attenzione, abita a 5 minuti dal suo appartamento. Poi rimonta in macchina e fa di nuovo altra strada, nonostante sia già vicina a casa sua. La ragazza infatti fa un salto a casa del suo fidanzato Ben per salutarlo e per augurargli la buonanotte. Poi finalmente torna a casa. Arriva a destinazione pressappoco all'1:45 di notte e pochi minuti dopo chiama Ben, il suo fidanzato. Dal tono di voce si sente che è chiaramente preoccupata. Gli sussurra con voce tremante che c'è un uomo in casa sua. Insomma, le ha chiesto di usare il bagno ed il telefono, ma ha molta paura di lui. Non è chiaro per Ben quando quell'uomo sia arrivato all'appartamento della sua fidanzata, così come non sa se Angela l'ha fatto entrare di sua spontanea volontà. In ogni caso Angela non rimane al telefono con Ben, piuttosto riattacca bruscamente dicendogli che l'avrebbe richiamato. C'è un problema però. Angela non richiama mai Ben. Ovviamente nel frattempo avviene l'inverso, ossia Ben continua a chiamare Angela per cercare di rimettersi in contatto con lei. Spera con tutto il cuore che sia uno scherzo. Ma, ahimè, Angela continua a non rispondere e il detto "il gioco è bello finché dura poco" è abbastanza calzante in questo caso.
Ben capisce quasi subito che Angela non gli sta facendo nessuno scherzo, ma che c'è qualcosa che non va. Ben, preoccupatissimo, si alza, si veste e va all'appartamento di Angela, trovando la porta d'entrata chiusa a chiave. Ovviamente prova più volte a bussare alla porta e a suonare al campanello dell'appartamento, ma non riceve risposta, nessuno apre quella porta. Sembra quasi che in casa non ci sia nessuno, anche se la macchina di Angela, una Toyota, è parcheggiata nel vialetto. Ben, quindi, chiama la polizia per la prima volta alle 2:17. A rispondere alla chiamata è l'ufficiale Janice Crowther. E ben presto la polizia arriva sul posto. Gli investigatori riescono ad ottenere la chiave dell'appartamento grazie all'amministratrice del complesso condominiale. Una volta entrati in casa, l'ufficiale Janice Crowther nota le scarpe di Angela abbandonate in cucina. Si guarda attorno, ma non nota nulla fuori posto. Poi il suo partner la chiama dalla camera da letto dicendole: «Ehi Janice, l'ho trovata! Il corpo senza vita di Angela Samota è in camera da letto. Più precisamente è sdraiata sul letto con le gambe che le pendono di lato e a faccia in giù. I suoi occhi sono spalancati e inoltre è senza vestiti. La nota più inquietante è sicuramente il petto, che è aperto, squarciato. Il cuore è chiaramente stato trafitto da un coltello. Accanto al corpo, i detective trovano anche un coniglio di pezza. Il corpo di Angela viene trasportato nell'ufficio del medico legale dello Stato per un'autopsia, che rivela ciò che gli agenti sanno tristemente di aver già visto, anche se non con precisione. La ragazza è stata colpita da un coltello per 18 volte. 10 di queste ferite hanno trapassato cuore e polmoni. Inoltre, le è stata fatta violenza intima. La dottoressa Claudia Warner, un'ostetrica ginecologa, spiega che c'è una mancanza di lividi e traumi nel corpo di Angela, coerenti con quelli di donne che hanno subito un'aggressione intima sotto minaccia. Grazie al sangue e al seme raccolti sul corpo di Angela, gli esperti sono quantomeno in grado di determinare il gruppo sanguigno dell'omicida. Ben, il fidanzato di Angela e l'ex fidanzato di Angela sono i primi sospettati, ma i loro gruppi sanguigni non corrispondono, quindi vengono ben presto esclusi dalle indagini. Quando Sheila, l'amica di Angela, viene a sapere la tremenda notizia, è dai suoi genitori e ovviamente la prende malissimo. Angela in pratica era la sua migliore amica. Si sfoga, urla, piange, poi inizia a pensare ad Angela, al suo sorriso, alla sua vivacità. Ha avuto il privilegio di starle vicino, è vero, quella ragazza aveva un cuore d'oro, ma la loro amicizia era stata bruscamente interrotta dopo appena 2 anni. Sheila è senza parole, è davvero distrutta, ma è anche determinata ad essere d'aiuto per le indagini. Torna quindi in città e va di sua spontanea volontà al Dipartimento di Polizia di Dallas. Si siede e risponde alle domande degli investigatori, che le chiedono principalmente chi erano le persone che frequentava Angela, dove Angela facesse la spesa, e questa domanda io vi giuro non l'ho capita, e se per caso Sheila conosceva i suoi programmi per la sera del 12 ottobre. Parlando con gli investigatori, Sheila capisce che i sospetti della polizia sono riservati a Russell Buchanan, un ragazzo che era uscito con Anita e Angela la notte dell'omicidio. Infatti il gruppo sanguigno di Russell è compatibile con il sangue trovato sulla scena del crimine, o meglio, sul corpo della povera Angela. Però Russell, interrogato dagli investigatori, dice chiaramente che si è addormentato pochi minuti dopo essere tornato a casa. Russell ha 23 anni e vive a Lower Greenville, che è un quartiere di Dallas. La mattina dopo è partito molto presto per Hudson, col fine di andare a trovare i suoi genitori. Non ha neanche sentito parlare dell'omicidio fino a quando non è tornato in città. I detective gli dicono sotto interrogatorio per metterlo in difficoltà e ovviamente per farlo crollare. Dai, di la verità, ci hai provato con lei, ma non c'è stata. Eri arrabbiato tu perché volevi andare a letto con lei. Quindi sei sceso verso il suo appartamento, lei ti ha fatto entrare, tu hai cercato un approccio con lei, lei ti ha rifiutato e quindi tu l'hai aggredita intimamente. Giusto? Russell, nonostante le pressioni, non dice mai di essere colpevole e continua a ripetere fino alla nausea la sua prima versione. È tornato a casa, si è messo a letto, si è addormentato quasi subito e la mattina dopo è partito molto presto per andare a trovare i suoi genitori. Nel corso delle indagini, le autorità autoptiche concludono che l'aggressore di Angela è un non secretore. I secretori sono le persone che secernono i loro antigeni nel sangue attraverso i fluidi del corpo, quindi la
della saliva, la mucosa dell'apparato digerente e delle vie respiratorie. Un non secretore invece non espelle gli antigeni attraverso i fluidi. A questo punto la polizia chiede a Sheila, l'amica di Angela, di provare a organizzare un pranzo o una cena o comunque un incontro con Russell per scoprire se la versione che ha fornito a loro è la medesima che fornisce anche a Sheila. La ragazza non è che organizza un'uscita con Russell, ma inizia proprio a stringere amicizia con Russell. I due quindi iniziano a vedersi spesso e iniziano ad uscire insieme. Si incontrano spesso in un bar chiamato August Moon. Sheila quindi, tra un'uscita e l'altra, con calma, chiede a Russell cosa sia successo la notte in cui Angela ha perso la vita. Russell le racconta tutto e in effetti le sue due versioni combaciano. Racconta Sheila che per l'appunto era uscito con Angela e una sua amica quella sera. Era tornato a casa verso 1:30, si era addormentato quasi subito e poi l'indomani era partito per andare a trovare i suoi genitori. Gli investigatori però sono praticamente certi al 100% che il colpevole sia Russell. Lo sottopongono anche al test del poligrafo, che supera senza alcun problema. Russell, nonostante ciò, resta comunque un sospettato per gli inquirenti, tanto che continuano a tallonarlo per 6 mesi dopo l'omicidio di Angela. Ma a dirla tutta, i detective non hanno mai ottenuto le prove di cui avevano bisogno per incriminarlo per l'omicidio di Angela. A distanza di 6 mesi dall'omicidio di Angela, Russell si trasferisce per frequentare una scuola di specializzazione, mentre Sheila molla il college. Abbandona letteralmente gli studi, non riesce proprio ad andare all'università, non riesce a studiare, non riesce a impegnarsi. Pensa in continuazione ad Angela. Sheila in questo periodo incontra spesso un detective in particolare. Vanno in qualche bar e parlano del caso. Purtroppo la polizia non riesce a risolvere nulla. Infatti, dopo il trasferimento di Russell, questo caso diventa un cold case, ossia un caso irrisolto. Nonostante ciò, Sheila rimane in buoni rapporti con quel detective, tanto che lo invita al suo matrimonio che avviene nel 1988. Ora, a questo punto, dobbiamo fare un bel balzo in avanti, perché passano 20 anni, è il 2004. Sheila ormai vive in Tennessee con la sua famiglia, si è sposata, ha avuto 2 figli e sta studiando la Bibbia. A quanto sostiene, proprio mentre sta studiando la Bibbia, ha una visione. Angela, quella notte, le appare in sogno. Non le dice nulla, sorride e basta. Sheila quindi a questo punto capisce che deve riuscire a far riaprire quel caso. È molto sicura di questo, quindi si alza, va verso il comodino, afferra il telefono e chiama il dipartimento di polizia di Dallas. Chiede di parlare con la divisione designata per i cold case, ma chi le risponde le dice immediatamente che non esiste la divisione cold case, ossia la divisione casi irrisolti. Deve piuttosto parlare con la sezione omicidi. Sheila a questo punto chiede di mettersi in contatto con un detective in particolare, ossia colui che le è stato molto vicino durante tutta la durata delle indagini. Quel detective che Sheila ha anche invitato al suo matrimonio. Purtroppo in quel momento quel detective non è in centrale. Sheila quindi decide di lasciargli un messaggio sulla segreteria telefonica chiedendogli di essere richiamata. Ebbene, questo detective non risponde mai ad una sola chiamata di Sheila. La donna dice che per un periodo pensa di essere arrivata a chiamare circa 700 volte in un mese il dipartimento di polizia di Dallas, chiedendo sempre di quel detective, senza mai ottenere risposta. Sheila, dunque, come è giusto che sia, si sente particolarmente amareggiata. Conosceva bene quel detective, si fidava di lui, tanto che lo aveva invitato al suo matrimonio. Insomma, in questo momento Sheila non si aspetta di certo che, in uno schiocco di dita, il caso venga riaperto. Ma di certo si aspetta che qualcuno le risponda e le dica qualcosa. Qualsiasi cosa. Quando finalmente qualcuno le risponde, le dice davvero qualcosa. E quel qualcosa basta e avanza per far stare Sheila davvero malissimo. Infatti, le dicono che nessuno prima di lei aveva chiamato per quel delitto. Sheila si chiede come sia possibile che una persona venga a mancare di una morte così violenta e nessuno chiami per sapere perché sia morta e chi sia stato ad ucciderla. Sheila aggiunge che probabilmente i detective erano convinti che avrebbe gettato la spugna per andare avanti con la sua vita. Ma Sheila è un osso duro e non molla. Senza l'aiuto dei detective inizia a fare delle ricerche da sola. Stampa dei rapporti di violenze intime e arresti avvenuti nello stesso periodo in cui Angela è stata uccisa. Questo effettivamente è un passo davvero molto importante per Sheila, che forse, senza neanche saperlo, sta iniziando una carriera
da investigatrice privata. Una volta, infatti, Sheila è lì che sta parlando con un suo amico e questo suo amico glielo dice. Le dice proprio: cavoli, ma saresti proprio una bravissima investigatrice privata. Ci hai mai pensato? E a questo punto a Sheila si accende la lampadina. Non ha nemmeno esitato per un minuto, a poco più di 40 anni, quando dice a suo marito che sarebbe diventata un'investigatrice privata. Suo marito l'appoggia, quindi Sheila intraprende questo percorso. Prima di tutto, nel Tennessee, a quanto capito, per diventare investigatrice privata è necessario essere sponsorizzata da un'azienda. E Sheila è molto fortunata perché suo marito ha un'azienda di sicurezza. Questo significa che tutti gli addetti della sicurezza sponsorizzano e formano Sheila. La sera, dopo cena, suo figlio la interroga su tutte le leggi del Tennessee che deve conoscere. Col tempo Sheila impara a riconoscere il cyber, le leggi sul copyright su internet e i tradimenti tra i coniugi. Una volta superato l'esame, Sheila è convinta che la polizia a questo punto avrebbe lavorato con lei finalmente. E invece i detective continuano a fregarsene altamente. C'è però da dire una cosa: a Sheila non manca la tenacia. Insiste, insiste e ha insistito così tanto che alla fine il Dipartimento di Polizia di Dallas ha davvero riaperto il caso di Angela Samota. Il caso viene dato ad una detective e finalmente questa detective si mette in contatto con Sheila e, incredibile, vuole finalmente parlare con lei. Finalmente Sheila può sentire qualcuno che non si dimostra scocciata, bensì le dice che ha in mano il fascicolo dell'omicidio, che conosce il caso e soprattutto che il sospettato numero uno è sempre rimasto Russell Buchanan. La cosa che però sciocca Sheila è ciò che la detective le dice subito dopo, ossia: ma abbiamo anche le prove. Sheila sa che avevano fatto un kit per le violenze intime su Angela, ma le era stato detto che quelle prove erano andate perse a seguito di un'alluvione. Ora, ben 20 anni dopo, emerge che le prove in realtà ci sono e non erano assolutamente sparite per un'alluvione. Domanda: hanno detto una bugia oppure è stata semplicemente disattenzione? E se avessero davvero mentito? Perché? Qual è il motivo reale che potrebbe indurre i detective a far sparire delle prove? Per come si sono svolti i fatti di cui tra poco parleremo, a mio avviso questa è stata solo disattenzione. Ma procediamo. A questo punto manca solo di fare una cosa: tirare fuori quelle dannate prove e fare un test del DNA. Sheila è soddisfatta, sa che quel DNA sarà la chiave per risolvere quell'enigma e finalmente la sua amica potrà riposare in pace. Infatti nel 1984 il test del DNA era solo agli albori, ma più di 20 anni dopo è diventato un potente strumento forense. Ovviamente c'è un processo molto lungo da affrontare. Il Dipartimento di Polizia deve fare una richiesta per far esaminare quei reperti. Sheila ha detto che era il 2008 quando è stata inoltrata la richiesta e hanno ricevuto i risultati nel 2009. A questo punto la detective si limita semplicemente un giorno a chiamare Sheila dicendole: l'abbiamo trovato, dobbiamo solo prenderlo. Sheila ovviamente aspetta che la detective le dica: è Russell Buchanan. Ma quella frase la detective non la pronuncia mai, perché il DNA corrisponde ad un certo Donald Bess, nato il 1 settembre del 1948 nella contea di Jefferson, in Arkansas. Donald è soprannominato anche la bestia. Al momento dell'omicidio Donald Bess era in libertà vigilata, mentre stava scontando una condanna a 25 anni. Era stato accusato per la prima volta nel 1978 di violenza intima aggravata e di rapimento aggravato. Un anno dopo l'omicidio di Angela è stato condannato all'ergastolo nella prigione di Huntsville, in Texas, per 3 casi non correlati tra loro di violenza intima aggravata, emersi solo nel 1985. Ovviamente il suo DNA corrisponde a quello trovato nell'appartamento di Angela. È impossibile negare il suo ruolo nella terribile morte della ragazza. Durante il processo, infatti, tante donne si sono fatte avanti testimoniando di essere state vittime proprio di Donald. Anche l'ex moglie di Donald testimonia di aver subito diverse volte violenza intima durante i loro 3 anni di matrimonio, dal 1969 al 1972. La cosa più triste, a mio avviso, è che Donald non ha scelto Angela perché per qualche strano motivo ce l'aveva con lei. Anche se chiariamo, queste azioni non sono mai giustificabili, lungi da me dire una cosa del genere, assolutamente no. La triste realtà è che Donald ha semplicemente visto Angela che ballava con i suoi amici al Rio Room.
L'ha trovata carina, quindi l'ha inseguita, ha aspettato che tornasse a casa, poi ha bussato alla sua porta fingendo di dover andare in bagno e di dover fare una telefonata. Angela, come già vi ho detto, è sempre stata molto gentile con il prossimo, quindi l'ha fatto entrare. Virgil Sparks, l'investigatore principale del caso, ha dichiarato nel 2010 che secondo lui, quando il ragazzo di Angela aveva bussato alla sua porta dopo la sua chiamata allarmante, l'aggressore fosse ancora all'interno della casa. Quando aveva sentito bussare e suonare al campanello, Angela probabilmente aveva cercato di alzarsi, di gridare. È stata probabilmente questa azione ad indurre il suo aggressore a pugnalarla così violentemente al petto. In seguito, ovviamente, Donald aveva ripulito la scena del crimine e se n'era andato. Donald Bess è chiaramente un soggetto che fa violenza intima in modo seriale. Perdonatemi, non posso usare altri termini. Lo so che non è il massimo della vita, ma ci siamo capiti. Visto che Donald nella sua vita ha fatto violenza intima a una miriade di donne. Quando ha sostenuto la pena di morte per la condanna di Donald Bess per l'omicidio di Angela Samota nel 2010, il procuratore della contea di Dallas, un uomo di nome Josh Healy, dice: se Donald Bess non merita una condanna a morte, allora chi se la merita davvero? Chi ha fatto così tanto male per così tanto tempo? Chi ha tormentato così tante persone? Nel giugno del 2010, dopo tutte le dichiarazioni e le prove del DNA, la giuria delibera meno di un'ora per poi dichiarare Donald Bess colpevole dell'aggressione e dell'omicidio di Angela Samota. È stato condannato a morte. Successivamente Donald ha anche provato a presentare ricorso, ma la Corte d'Appello Penale del Texas lo ha respinto nel 2016. Sta ancora aspettando la data di esecuzione e sta scontando la sua condanna nella prigione di Polunsky. Nel 2016, quindi nello stesso anno in cui Donald ha provato a presentare ricorso, il Dipartimento di Polizia di Dallas crea un'unità apposita dedicata ai casi irrisolti. A caso risolto, Sheila era sicura che avrebbe ritirato la sua licenza da investigatrice privata per andare avanti con la sua vita. Poi però ha iniziato a ricevere diverse lettere ed email. Quando Sheila riceve le prime lettere e le prime email, si stupisce abbastanza, ma non si tira indietro, dà una mano alle persone che glielo chiedono. Quindi Sheila, quel tempo, chiama tutte le persone che le hanno scritto, guidandole e dicendo loro quello che pensa sia più corretto fare. Più il tempo passa, più Sheila continua a ricevere sempre più lettere di mail, quindi decide di non ritirare la sua licenza, almeno per il momento. Dopo il processo, Sheila ovviamente prova a mettersi in contatto con Russell, chiedendogli di fare quattro chiacchiere proprio rispetto a ciò che era accaduto anni prima. Sheila ha passato anni interi ad essere davvero infuriata con quel ragazzo, perché chiaramente pensava che fosse lui l'assassino. In realtà però Russell non ha mai fatto del male a nessuno, quindi Sheila, quando lo incontra per prima cosa, si scusa per aver pensato male di lui per tutti quegli anni. I due hanno iniziato quindi a parlare, Russell ha detto a Sheila che non c'era nessun problema e alla fine i due sono andati insieme a trovare Angela al cimitero. Sheila descrive Russell come un gran bravo ragazzo. Quest'ultimo infatti ha ringraziato tantissime volte Sheila per non essersi arresa e per aver continuato a cercare la verità. Finalmente la gente non guarda più con sospetto Russell e per lui questa è davvero una liberazione. La persona che è rimasta più in ombra in questo caso è Ben McCullen, il ragazzo che per l'appunto stava con Angela quando era stata uccisa. Ebbene, oggi Ben si tiene ben lontano dai riflettori, anche se la polizia non l'ha mai tampinato così tanto. Hanno subito visto che il sangue non combaciava e quindi si erano immediatamente concentrati su Russell. Insomma, secondo loro era Russell il colpevole. Non Ben, ecco. Ben non parla e non ha mai parlato del caso di Angela con nessuna testata giornalistica, né condivide molto della sua vita personale sulle sue piattaforme social. Pertanto non ci è dato sapere dove si trovi esattamente e cosa stia combinando. E credo che riusciremo a sopravvivere senza sapere cosa stia facendo Ben in questo momento. D'altra parte, il principale sospettato nel caso di Angela, ossia Russell, non ha problemi a parlarne. Russell è diventato un architetto di successo a Dallas, ha il suo ufficio a Greenville Avenue e sostiene che per lui è stato davvero un sollievo quando Donald è stato finalmente condannato. Russell dice: non ti rendi conto di quanto sia stressante finché non è tutto finito e poi sei solo fisicamente, mentalmente ed emotivamente esausto. In quel momento penso di aver finalmente capito che era davvero tutto finito, che quel capitolo era finalmente chiuso per davvero, definitivamente. Russell inoltre aggiunge che lui, in effetti,
è un uomo riservato, ma non gli dispiace affatto attirare l'attenzione dell'opinione pubblica per il fatto che il suo nome venga tirato spesso in ballo per raccontare la storia di Angela. Per lui questa cosa non rappresenta una fonte di imbarazzo ed è consapevole che questo evento farà per sempre parte della sua vita. Insomma, come vedete, questo caso non è uno di quei casi classici di San Valentino, insomma, non ci sono coppie che scoppiano, non ci sono coppie che si uccidono per l'eredità o cose del genere. Ho scelto di fare questo caso perché trovo sia davvero bellissimo che un'amica, a distanza di 20 anni, decida di diventare investigatrice privata per risolvere il caso di omicidio di una sua amica dell'università. Qui secondo me c'è davvero un concetto di amore, amore probabilmente tra amiche, certo, ma c'è pur sempre questo concetto, un concetto di affetto, di amore, di voler dare giustizia a quella persona a cui si teneva tanto. Se questo caso è stato risolto, dobbiamo solo ringraziare Sheila. Sheila che ha avuto una pazienza incredibile, che ha scritto per un sacco di tempo al Dipartimento di Polizia di Dallas, Sheila che è riuscita a far riaprire le indagini perché, lo dice lei stessa, li ha portati allo sfinimento. E credo sia davvero incredibile, che ci ho pensato quanta forza ha avuto Sheila in questa storia. Credo che questa sia una cosa bellissima, specialmente se fatta nei confronti di un'amica. Non ho mai trovato un caso simile prima e quindi per questo ho scelto di portarvelo il giorno di San Valentino. Detto questo, spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere ovviamente quello che volete del caso. Conoscevate questo caso? Che cosa ne pensate? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non fate nulla di criminale. Mi raccomando. Ciao a tutti.